Ciao a tutti amici, bentornati sul mio canale. Io sono DadoBax ed in questo video di questa mini rubrica nella quale vi racconto come interpreto il videogioco, voglio focalizzarmi sulla conclusione. Abbiamo parlato qualche puntata fa di quello che faccio quando inizio un videogioco e questa è la puntata complementare, potremmo dire. Prima di buttarci nella puntata vera e propria, un brevissimo messaggio promozionale. Questa puntata è offerta da Avermedia, che proprio in questi giorni mi ha spedito il Live Gamer Ultra. Questo dispositivo mi permetterà di catturare l'immagine delle console a 4K e 30 fps e che permette, cosa importante, di giocare tranquillamente al televisore senza nessuna perdita di qualità. Cioè potete giocare tranquillamente al vostro televisore 4K, 60 fps, HDR, ovviamente ammettendo che le console lo reggano, diciamo che questo dispositivo è pensato anche per la next gen fondamentalmente, mentre sul vostro computer registrate. I programmi sono personalizzabili, molto intuitivi, ma devo dire che già conoscevo prodotti di questa tipologia. C'è anche una chiave digitale di Cyberlink PowerDirector 15. Veramente un ottimo pacchetto, se siete interessati trovate il link in descrizione. Allora, innanzitutto la prima cosa che ci terrei a dire, che reputo veramente fondamentale su questo argomento, è che io, in linea di massima, non mi preoccupo quasi mai di finire un videogioco. Cioè, dal mio punto di vista, il finire un videogioco non è parte essenziale della fruizione del videogioco. Che cosa voglio dire? Togliendo quei rarissimi casi di videogiochi che sono estremamente incentrati sulla storia e che se tu togli la storia non avrebbero senso. Facciamo un esempio, The Last of Us lo finisci. E che fai? Giochi a The Last of Us e lo lasci a metà? Anche un videogioco come, che ne so, i giochi di Telltale Games o un Life is Strange, Heavy Rain, Detroit Become Human. Ecco, questa tipologia di videogiochi qua si basano molto sulla narrazione, tutto sulla narrazione fondamentalmente, quindi è un po' come lasciare un film a metà. E questi, ovviamente, tendo a finirli tipicamente, cioè tendo a finirli perché, insomma, concretamente si basano sulla narrazione. Ma togliendo questi, che sono dei rari casi in realtà, sono un paio di generi nello specifico che appartengono a questa tipologia, la maggior parte degli altri videogiochi, quindi oltre a tutti i gestionali strategici che ovviamente non hanno una vera conclusione, quindi quelli insomma giustamente non contano, ma parlando di quelli che anche hanno una narrazione, come possono essere per esempio i giochi di ruolo, per esempio, o un gioco come un Dishonored, che magari non è gioco di ruolo, ma che comunque presenta un'esplorazione, un mondo insomma profondo e complesso insomma da esplorare, ecco, tutti gli altri videogiochi, da appunto giochi di ruolo a quant'altro, insomma open world e quant'altro, tipicamente non li gioco mai per sapere come vanno a finire. Cioè per me il finire, il concludere la storia è qualcosa di completamente accessorio. Perché? Perché nel momento in cui il videogioco mi sta piacendo e finisce, fondamentalmente è finito. Cioè, l'ho detto in forma tautologica, quindi sembra che non ha senso. Cioè, psicologicamente, nel momento in cui arrivo alla conclusione del videogioco, quindi il videogioco insomma finisce, titoli di coda, psicologicamente mi sento di aver finito il videogioco, psicologicamente mi sento di voler passare ad altro. Ma nel momento in cui sto giocando a un videogioco e mi sta piacendo, mi dispiace che il videogioco finisca, io debba passare ad altro. Non so se sono riuscito a trasmettervi quello che voglio dire, ed è per questa motivazione che la maggior parte dei videogiochi che durano tanto, ma non è necessario che durino tanto, è che appartengano ad una determinata tipologia, in linea di massima tendo a giocarli senza pensare mai al fatto che io debba finirli. E poi, prima o poi, finiscono. Facciamo un esempio banalissimo. Skyrim, ci ho giocato proprio assai, tipo la prima partita è durata qualcosa tipo 45 ore, una cosa del genere, è arrivato a un determinato punto, poi la storia è finita. Ok, è finita e dico, vabbè, oh, è stata una bella esperienza. Diverso tempo dopo
ho scoperto che se tu fai solamente la storia principale di Skyrim, senza rusharla particolarmente, ma se fai solo la storia principale, dovresti concluderlo intorno a 15-16 ore. Quindi Skyrim in realtà si può, tra virgolette, concludere in 15-16 ore. Però cioè, il discorso è, cosa significa concludere? Concludere la main quest? Ma se tu a Skyrim concludi la main quest, puoi veramente dire di averlo concluso? Cioè hai finito solamente la main quest, cioè il gioco te lo sei perso in realtà. Non so se hai capito dove voglio arrivare. Capita per alcuni videogiochi che quando arrivi a un determinato punto nella trama, la trama ti prende particolarmente e poi rushi la parte finale. Mi è successo questo per esempio per Horizon Zero Dawn e per God of War. Questi due videogiochi me li sono presi veramente con calma nelle prime 20 ore, tipo una lunghissima prima porzione dell'avventura l'ho esplorata tutta, per arrivare a un determinato punto in cui dopo un determinato colpo di scena, in entrambi i videogiochi, sono rimasto così preso dalla storia che ho detto ok, no, fermi tutti, ora voglio sapere come va a finire. Quindi insomma capita poi magari in determinati punti di voler sapere, però comunque sempre a monte c'è una lunghissima esplorazione che sempre nasce da un desiderio di non volere che il videogioco finisca. In linea di massima credo che il concludere un videogioco sia completamente accessorio, in linea di massima, a meno che l'esperienza di gioco non sia strettamente story driven, strettamente. Tutti gli altri mi piace appunto perdermi nel mondo, non cercare di arrivare alla fine e poi quando finiscono, finiscono. E questo, ragazzi, è quello che penso. Io vi invito chiaramente a farmi sapere in un commento voi come approcciate, se siete dei divoratori seriali, se vi piace arrivare subito alla fine e magari godervelo dopo, se magari, non lo so, ditemi voi nei commenti come esplorate il vostro essere videogiocatore. Io vi ringrazio per l'attenzione e vi do appuntamento ad un prossimo video. Ciao ragazzi, alla prossima!